Alberto Tupiedi che lo accompagna. Sono qua per noi, sono qua per me, per tutti voi e per tutti i candidati al Movimento 5 Stelle di Como. Grazie Alessandro. Condividetelo, oggi me la fa lui la diretta. E ti metti pure lì. Scusate il ritardo, non è colpa mia. Purtroppo ha vissuto il traffico e il problema parcheggio di Como. Grazie, mi è scioccato. Vuoi darmi il cappotto? Sì. Facciamo un po' di foto. Grazie. Ci sono molte televisioni qua? Sì, abbiamo... Grande. Buongiorno a tutti, si sente? E grazie, dice che pioverà. Mi vedete tutti se mi siedo qua? No, scusate, vabbè, se i cittadini mi dicono che non mi vedono mi alzo, però la televisione è l'ultimo dei problemi. Voglio alzare, è meglio? Ok, non so quante persone, non ero mai stato a Como, ero splendido, lo so, perché era ora. Sì. Io vi ringrazio di cuore. Magari c'è qualche scettico laggiù e ci vede in televisione, in TV non è sempre facile avere il tempo di esprimersi bene, no? Appena dici qualcosa ti mandano la pubblicità, appena dici qualcosa di compromettente sul sistema, sigla. Poi noi andiamo in TV, l'avete visto, subiamo più che delle interviste, degli interrogatori, che vanno benissimo a patto che lo stesso trattamento appunto venga riservato a tutti quanti, non è così purtroppo. Per cui andare sempre in piazza per noi è molto importante, soprattutto manteniamo un contatto diretto con il territorio, non ci montiamo la testa, non ci dimentichiamo di essere dei portavoce, quindi dei dipendenti del popolo italiano in Parlamento, e ricordiamo ai nostri datori di lavoro che devono esercitare il loro ruolo di datori di lavoro, e questo deve avvenire anche qui a Como. Qualora il nostro candidato appunto dovesse diventare sindaco, non è che bisogna soltanto dirgli vediamo adesso che cosa farà, bisogna dargli una mano. Dare una mano significa proporre progetti, significa sostenere nei momenti senz'altro di difficoltà che ci saranno, ma dare una mano significa ancora di più soffiare sul collo, ricordare a lui tutte le promesse che ha fatto in campagna elettorale, e qualora lui non dovesse rispettarle non va più votato né lui né il Movimento 5 Stelle in questa città. Questa è la democrazia. Io noto invece che purtroppo in Italia si ragiona ancora per partito preso. Io sono di destra, quindi voto Berlusconi, anche se Berlusconi ha creato Equitalia in questo paese. Guardate che Equitalia, che massacra i piccoli imprenditori, l'ha creata il centrodestra in questo paese. Oppure qualcun altro dice io sono di sinistra, quindi voto il Partito Democratico, quel partito che ha abolito l'articolo 18. Questo è un paese veramente fatto al contrario. Pensate, il centrosinistra ha abolito l'articolo 18 e ha massacrato i lavoratori ancora di più di Berlusconi. E Berlusconi ha creato Equitalia, salvo poi oggi andare in giro a dire appunto che ha abolito Equitalia. Io vedo la mia esperienza, sono 4 anni che sto lì dentro e sono sempre d'accordo. Magari vanno in televisione, fanno finta di litigare, ma sono sempre d'accordo. Oggi stanno pensando esclusivamente a fare una legge elettorale che possa escludere appunto dal governo del paese il Movimento 5 Stelle, perché sono terrorizzati e fanno bene ad essere terrorizzati. Guardate che in 4 anni non c'è stata una promessa che non abbiamo mantenuto, e non abbiamo atteso l'approvazione di una legge per tagliarci gli stipendi, per rinunciare al finanziamento pubblico a partiti o per candidare esclusivamente incensurati. Non abbiamo atteso una legge, l'abbiamo fatto perché l'avevamo detto nella campagna elettorale del 2013, e siccome tutto questo sistema partitocratico sa che il 5 Stelle fa quel che dice, sanno perfettamente che nel momento in cui abbiamo detto in questi anni che gli dimezzeremo gli stipendi a tutti i consiglieri regionali, a tutti i parlamentari della Repubblica, che aboliremo del tutto il finanziamento pubblico e ai partiti sia diretto che indiretto, e che aboliremo questi osceni vitalizi, costoro che prendono vitalizi, prendono maxi stipendi e prendono finanziamenti pubblici ai partiti anche per finanziarsi le loro campagne elettorali, evidentemente sono terrorizzati, e dato che sono loro terrorizzati e spaventati cercheranno di spaventare i cittadini. E vi dirò già che da qui alle elezioni, quando si voterà ancora non lo sappiamo, martelleranno con la storia dei vaccini, come se noi fossimo contro i vaccini, martelleranno sulle scie chimiche, non avendo altri argomenti, perché gli inesperti sono loro. Però quante altre prove servono appunto al popolo italiano per prendere coscienza del fallimento di coloro che un tempo hanno votato i partiti? Io ho votato i partiti politici,
io li ho votati, ho votato una volta anche il Partito Democratico perché pensavo che fosse opposizione a Berlusconi, poi mi sono reso conto che erano la stessa identica cosa. Ma vi rendete conto che per 20 anni Repubblica ce l'ha menata con la storia del conflitto di interessi? Ma vi ricordate? Conflitto di interessi è colpa di Berlusconi. Oggi il Partito Democratico al governo e non viene risolta la questione del conflitto di interessi, perché il PD è mischiato nel sistema finanziario, hanno centinaia di conflitti di interessi. Oggi si parla di legittima difesa, l'altro giorno ero in Parlamento, ho votato contro una legge totalmente confusa, pasticciata, che neanche migliora appunto la legge preesistente, però oggi dicono si cambierà il Senato, quel Senato che Renzi diceva inutile. Vi rendete conto che io vi do soltanto dei fatti, poi giudicate voi. Negli ultimi mesi il popolo italiano gli ha bocciato il referendum costituzionale, grazie a Dio 60-40%. La Corte Costituzionale ha bocciato la riforma della pubblica amministrazione della Madia. Il Consiglio di Stato ha bocciato la riforma sulle banche popolari fatta dal governo Renzi. La Corte Costituzionale gli ha bocciato l'Italia con la legge elettorale. Vi prego, ragioniamo su questo. Che cos'è la legge elettorale? A me rompe le palle parlare di legge elettorale, ma la possibilità, appunto, una legge elettorale permette al cittadino di esprimersi, di avere un ruolo, di poter contare, di dare una sua opinione. Attualmente non esiste in Italia una legge elettorale, di fatto, cioè oggi il cittadino non è messo in condizione di esprimere la propria, le proprie idee domani. Non si può andare al voto domani perché manca la legge, sia alla Camera che al Senato, di fatto. E sappiate che anni fa venne approvata quella legge dalla Lega, anche terra leghista, una legge incostituzionale che si chiamava Porcello, ve lo ricordate? Dopo ci hanno detto, va superata, il Partito Democratico ha fatto una legge che si chiama Italicum, io ho votato contro perché sapevamo perfettamente che era incostituzionale, presentammo in Parlamento, si chiamano pregiudiziali di incostituzionalità, appunto dicemmo che era incostituzionale. Dopo anni di legge elettorale incostituzionale del Porcello, arrivano a fare un'altra legge elettorale che si chiama Italicum, incostituzionale. Cioè, io lo dico spesso, per me un parlamentare che vota una legge incostituzionale, cioè illegale, è come un medico, un chirurgo che si dimentica il bisturi nello stomaco di un paziente. Ecco, loro signori si sono dimenticati il bisturi negli stomaci degli italiani due volte, di fatto, con due leggi elettorali incostituzionali. Voi vi fareste operare per la terza volta di fila da un chirurgo che nelle due volte precedenti si è dimenticato un bisturi nel vostro stomaco? No. Tanti italiani sì ancora, perché ragioniamo per partito preso, ripeto. Come se un partito politico fosse una squadra di calcio. Io sono della Lazio, della Roma, della Juventus, del Milan e non cambierò la squadra. Non si può ragionare per partito preso, perché se si ragiona per partito preso si vota solo un partito, il partito che ci ha preso. E convinti del fatto che gli italiani magari non cambieranno opinione perché sono ideologizzati, magari continueranno a privarci diritti quotidianamente sapendo che tanto un consenso ce l'avranno sempre. Qui c'è gente senz'altro in Italia che ci mangia con la politica, lo sappiamo. Queste persone spesso sono costrette a votare quel partito politico che in un certo senso gli dà lavoro, o magari devono subire i diktat di quelle cooperative legate magari al sistema politico. Qua penso sia terra anche di Comunione e Liberazione, no? Di CL, di questi compagnia delle opere, di queste ipocrisia totali. In altri territori più al sud ci sono le cooperative rosse legate al sistema del Partito Democratico. Magari queste persone, per non perdere lavoro, danno retta a qualcuno che gli dà il consiglio su chi votare. Sono persone spesso che hanno difficoltà anche a tirare sulla testa, perché non è facile, perché c'è povertà in questo paese. Dove c'è povertà purtroppo c'è voto di scambio, e ci sarà pure qui a Como voto di scambio. Voto di scambio c'è dovunque, c'è nel nord, c'è nel sud, c'è al centro Italia, ed è per quello che non vogliono approvare la legge sul reddito di cittadinanza, non perché non vi siano i soldi. Guardate, qua qualcuno pensa che il reddito di cittadinanza, che la prima proposta del 5 Stelle, sia puro assistenzialismo. Non è così, non si può tollerare che vi siano dei cittadini costretti a vivere al di sotto della soglia di povertà, giovani che sono costretti a scappare dall'Italia, o pensionati costretti a vivere con 440 euro al mese, magari a rovistare nei secchi della Mondezza per trovare un pasto, perché io vedo pure queste scene in Italia. Persone magari pensionati, vestiti in maniera estremamente dignitosa, magari in giacca e cravatta, che scendono e rovistano nel secchio della Mondezza perché con 440 euro non ce la fai. Perché secondo l'Istat la soglia di povertà è 780 euro, però costringono tanti cittadini a vivere al di sotto della soglia di povertà e dicono non ci sono i soldi appunto per approvare il reddito di cittadinanza, quando qualche settimana fa il governo Gentiloni ha trovato 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche che loro si sono divorati, che loro si sono spolpati, 20 miliardi di fatto di 4
i soldi nostri, cioè per salvare le banche che si sono divorati loro, i soldi ci sono. Per salvare i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà non ci sono i soldi. Vedete qual è l'enorme ipocrisia? Io più che fare questo, girare tutte le piazze d'Italia, tutti i fine settimana, qui si sta votando, ma chi segue il lavoro che ho fatto in questi 4 anni sa che ho girato tutte le piazze d'Italia, anche appunto non in campagna elettorale, perché per me ancora di più del voto mi interessa una piazza così. Guardate che c'è tanta gente qui stamattina a Como, c'è tanta gente, perché io uscirò da quel palazzo, entrerà qualcun altro, entrerà magari, tu quanti anni hai? 14, tra 4 anni magari, perché non si può tra 4, è un'altra cosa incredibile, io ci pensavo, ma in Italia magari una persona sotto i 25 anni non può votare il Senato della Repubblica, eppure metà mondo ha meno di 25 anni, vabbè. Perché veramente sono massacrati i cinquantenni, i sessantenni che perdono lavoro, sono massacrati i pensionati minimi, ma per i giovani non esiste appunto una possibilità. Perché? Perché quella famosa ignobile legge Fornero che hanno votato tutti, per amor di verità non votò la Lega Nord, ma il Berlusconi votò la legge Fornero, la Meloni votò la legge Fornero, il Partito Democratico votò la legge Fornero. E la legge Fornero, se ci pensate, è un doppio massacro. Da un lato costringe appunto i cittadini ad andare in pensione a 70 anni, e nel momento in cui i cittadini vanno in pensione a 70 anni non si libera il mercato del lavoro, i giovani non possono entrare nel mercato del lavoro e neanche possono produrre quel che serve magari a pagare le pensioni in futuro. Quindi questo sistema imploderà se non lo cambiamo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma da soli non ce la facciamo. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, deve darci una mano. Voi scendete in piazza stamattina, io veramente vi ringrazio, perché è un gesto rivoluzionario spegnere la televisione e scendere in piazza. Grazie, però bisogna dare di più. Bisogna dare di più. Queste persone ci stanno mettendo la faccia. Io non so come andrà qui a Como, ma ci stanno mettendo la faccia. E candidarsi non è facile. Però candidarsi non è soltanto un diritto, è un dovere, ripeto. Io tra un po' me ne andrò, entrerà qualcuno. Assolutamente. Queste sono le regole del movimento. E credetemi, credetemi. A parte il fatto che io la Sant'Anchè tutti i giorni la voglio vedere. Ma comunque... è questo il ruolo, la politica è un passaggio di testimone. Noi oggi in prima linea portiamo avanti delle battaglie e lo facciamo tra l'altro grazie agli attivisti, grazie di cuore. Tutto questo che vedete vi hanno organizzato sempre non con denari pubblici ma con lavoro volontario. Noi ci autofinanziamo e l'autofinanziamento consente uno anche di dare un valore giusto al denaro e fare tutto con etica, con rispetto, diciamo, e con sobrietà, perché la parola che veramente più si associa al nostro lavoro è la sobrietà. Da un altro punto di vista, pensateci, l'autofinanziamento ci consente di essere liberi. Io pensavo, io quando entrai 4 anni fa in Parlamento, pensavo, forse ero un po' all'epoca esagerato, e pensavo che fossero tutti ladri. Non sono tutti ladri, ci sono persone oneste in tutti i partiti politici, ci sono senz'altro persone oneste del PD, nella Lega, in Forza Italia, persino nel partito di Alfano c'è qualcuno che... Sì, li devi cercare con il microscopio, ma ci sono. Ci sono. Però io ho capito che il problema vero, al di là dei ladri, la corruzione, solo il 5 Stelle può aggredire la corruzione non dovendo noi leccare il deretano, nessun corrotto. Però ancora di più della corruzione, quindi del corrotto, del corruttore, è quello onesto, magari onesto nel portafoglio, magari non onesto intellettualmente, che pur di mantenere un posto di lavoro a 12.000, 13.000 euro al mese, accetta di sedersi di fianco appunto magari a un corrotto, a una persona che ha preso dei denari. Guardate, io vi posso raccontare degli episodi che sono incredibili, che quando li racconto all'estero le persone non ci credono. Qualche anno fa venne arrestato Galan, Forza Italia, ex governatore del Veneto, e all'epoca del suo arresto, oltre ad essere deputato della Repubblica, era anche il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Immaginate, questo è il paese più bello del mondo. Qua c'è bellezze dovunque, da nord a sud. Siamo il paese con 7.000 km di costa, con meraviglie incredibili, culturali, storiche, enogastronomiche, con il numero maggiore di siti tutelati dall'UNESCO al mondo, e il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati era un galeotto, arrestato. E capitava di ricevere le delegazioni dei paesi del nord, magari dei paesi scandinavi, in Parlamento, delegazioni magari della Commissione Cultura della Svezia, che venivano e anziché essere ricevute dal presidente che era in carcere, venivano ricevute dal vicepresidente. E si domandavano al vicepresidente, uno del PD, ma mi scusi vicepresidente, perché non c'è il presidente Galan? E lui rispondeva, oggi non è potuto venire.
anche io gli dicevo, prendevo la parola, scusi, giusto per amor di verità, non è che non è potuto venire, proprio non può venire perché è in carcere. E questi del PD mi si avvicinavano, vedete com'è la mentalità, e mi dicevano, che Battista, però perché devi raccontare queste cose agli stranieri? Ci fai fare brutta figura. Come se fosse una responsabilità mia, appunto, che un presidente eletto con il partito, con i voti del Partito Democratico, della Commissione Cultura, era appunto un galeotto, tra l'altro, ha patteggiato appunto le tangenti sul Mose. Perché in questo paese, fino a che non si aggredisce la corruzione, qualsiasi lavoro che viene fatto pubblico costa di più e lo paghiamo tutti quanti noi. Poi io mi rendo conto anche che in tante città, non so se anche qui, esiste l'asfalto elettorale. Cioè, le ultime due settimane prima delle elezioni fanno qualcosa, sistemano una strada, fanno una rotatoria e ti dicono, hai visto, ti ho fatto la rotatoria, ridammi il voto. Tu magari gli dai il voto e poi spariscono per i futuri 5 anni. Questo è l'asfalto elettorale, questo è un paese, un tempo che era fondato sul lavoro, oggi è fondato sul voto di scambio, è fondato sull'asfalto elettorale, sul bonus, sulle mancette che elargiscono. Guardate che sventurato un paese che ha bisogno di bonus quando gli mancano i diritti, bonus bebè quando costano cifre incredibili gli asili nido e si fanno sempre meno figli, bonus scuola quando è sempre più difficile studenti per uno studente pagare le tasse universitarie, ci sono studenti che abbandonano appunto l'università perché non ce la fanno a pagare le tasse universitarie, bonus è quella giornata mondiale in cui quella cura è gratuita quando è sempre più difficile accedere alle cure, nonostante la Costituzione appunto dica che le cure chiaramente devono essere gratuite ancora di più per gli indigenti, e ce ne sono in Italia, e il sistema sanitario è stato infiltrato dalla partitocrazia. Ogni cosa diventa un bonus quando ci tolgono un diritto, ripeto, state attenti che quando ci danno un bonus è il momento in cui ci stanno togliendo un diritto. Magari noi siamo distratti dal bonus che arriva, siamo contenti che ci arriva qualche centinaio di euro di bonus, sono sempre soldi nostri, non è che li stampa il Partito Democratico, però contestualmente ci hanno tolto un diritto. E i diritti ce li hanno tolti lentamente negli ultimi anni, perché se ce l'avessero tolti tutti assieme ce ne saremmo resi conto, ci saremmo incazzati, ci saremmo organizzati, però ce l'hanno tolti lentamente. Oggi ti tolgo un diritto, però ti do il bonus così ti tengo distratto, la settimana dopo ti tolgo un altro diritto e ti tolgo un altro bonus, perché è quello che ci vogliono fondamentalmente, ci vogliono dormienti, per quello poi attaccano soprattutto l'istruzione, perché ci vogliono anche abbastanza ignoranti per poterci manipolare e ci vogliono poveri per poterci comprare. Perché non esiste giustizia in un paese dove ci sono cittadini così poveri magari da essere costretti a vendersi il voto e altri tanto ricchi da comprarsi il voto altrui. Questa è l'Italia, lo sappiamo. Noi ci abbiamo messo la faccia. 4 anni fa ne parlavamo stamattina, stavamo facendo colazione a Legnana, ne parlavamo stamattina, cioè qualcuno di noi voleva andare via, era facile, io lo capisco pure chi lo fa, espatriare per l'amor di Dio. Però abbiamo deciso di cospirare, di metterci la faccia. Io non pensavo di entrare in Parlamento, io non pensavo che appunto sarei mai finito in un'avventura del genere, non pensavo di avere l'opportunità di chiedere la parola alla Camera dei Deputati ogni qualvolta entra la Presidenta Boldrini e la vedo sbiancare ogni volta che chiedo la parola. Non pensavo, è successo. Come? Grazie. Non pensavo, e magari qualcuno qui in piazza... Fantastico, oggi non siete venuti di corsa. Qua ci sono dei ragazzi, quanti anni avete voi? 20, cioè magari loro non penseranno, però magari entrerete in Parlamento e porterete avanti certe battaglie, migliorerete il movimento si può benissimo migliorare, non siamo perfetti, perché tutto è migliorabile, ma non abbiamo mai preso un euro dalle tasche dei cittadini italiani e ci siamo sempre comportati con coerenza, ci saremmo potuti vendere in quel sistema, in quella vasca di squali che in qualche modo ti compra, non solo con i denari, con il potere, con sentirsi importanti. Guardate che il dramma per un politico, ancora di più, ripeto, della corruzione è il distacco dalla realtà. Quel palazzo è stato costruito per farti distaccare dalla realtà, perché appena tu ti distacchi dalla realtà sei fregato, ti inizi a sentire migliori dei cittadini che ti hanno votato, inizi a pensare, dato che ti senti migliore del popoluccio, inizi a pensare che quei privilegi ti spettino di diritto, che sia giusto farsi chiamare onorevole perché tu sei un onorevole della Repubblica e fai le leggi, pure se hai fatto leggi incostituzionali su incostituzionali negli ultimi anni. Pensi che sia giusta quell'auto blu perché non è facile per me muovermi all'interno della città, necessito di un'auto blu, necessito di un autista che fa il giro dell'auto blu, che mi apre la portiera e che mi mette l'impermeabile quando io scendo dalla macchina. Perché ho visto queste scene davanti al parcheggio della Camera dei Deputati, dove ogni mattina arrivo con il mio Kinko e parcheggio il mio motorino blu all'interno della Camera. Voi dite, ah, populismo, magari qualcuno è populismo, guardate,
che nel momento in cui tu diventi privilegio dipendente, farai di tutto pur di mantenere quei privilegi, e se per mantenere quei privilegi devi scendere a compromessi con la tua coscienza, con i tuoi ideali, con qualche lobbista che ti dà i quattrini per la campagna elettorale, e nel peggiore dei casi con qualche criminale che fa parte appunto di un gruppo criminale, che in Italia ce ne sono, lo farai perché sei privilegio dipendente e farai qualsiasi azione scellerata pur di mantenere quel privilegio, come magari fa un tossicodipendente che fa qualsiasi azione scellerata pur di mantenere una dose. Il meccanismo di rimediare una dose è questo, ed è per quello che siamo sempre in piazza, perché con gli attivisti ci sentiamo sempre parte di una comunità. Il movimento è veramente una comunità, è meraviglioso. Io dovunque vado, non so, qui a Como di solito ricevo regali, bottiglie di vino, bottiglie d'olio, adesso anche bavaglini, vestitini e parte del corredino. Voi invece vi siete presentati a mani vuote, io questa cosa non la dimentico, sto scherzando. Dateci una mano, far parte del movimento non è facile, non è facile per loro, eh? Non è facile. Come signora? Maschio. Oh, grazie. Vedo questa parità. Esatto. Sì, no, aspetta, che? Vinciamo noi non va detto più. Toglie. Vabbè, noi comunque non li dobbiamo guardare troppo i sondaggi, dobbiamo continuare ad andare avanti. Ognuno deve fare. E poi una cosa, io l'ho nominato molto poco Renzi, perché non lo nominiamo. Parliamo dei nostri progetti, delle nostre idee. Il Movimento 5 Stelle vuole creare una banca pubblica di investimento per le imprese, e lo possiamo fare perché non abbiamo alle spalle questi grandi istituti finanziari. Guardate che la partitocrazia si è trasformata negli ultimi anni in bancocrazia. Sono le banche che governano purtroppo i paesi, è il sistema finanziario. Vi faccio qualche esempio. Barroso era il presidente della Commissione Europea, esce da presidente della Commissione Europea, quindi la numero uno, diciamo, della Commissione Europea, e diventa vicepresidente e consulente di una banca d'affari che si chiama Goldman Sachs. La stessa banca d'affari dalla quale proveniva Mario Monti, diventato presidente del Consiglio. La stessa banca d'affari dalla quale proveniva Romano Prodi, ex presidente del Consiglio. La stessa banca d'affari dalla quale proviene Mario Draghi, oggi presidente della BCE, e secondo me anche possibile futuro presidente del Consiglio che sancirà l'inciucio dal falso centrodestra e dal falso centrosinistra. State attenti, le banche d'affari si sono infiltrate dovunque, perché chiaramente riescono ad ottenere delle leggi in cambio dagli stati che un tempo erano sovrani, che non fanno leggi sulla trasparenza degli istituti finanziari, e sapete perfettamente quello che succede nelle banche. Le banche come possono fallire? Le banche nel 2017 come possono fallire? Qualcuno ci ha mangiato sopra, la Consob non controlla adeguatamente, Banca d'Italia dovrebbe controllare, ma di fatto è proprietà di quelle stesse banche private che dovrebbe controllare. Noi in questo sistema non ci stiamo, ed è per quello che siamo gli unici che una volta al governo faremo una vera riforma della governance di Banca d'Italia, per trovare trasparenza negli istituti finanziari, in questo capitalismo finanziario che ha superato e lunga la pericolosità di qualsiasi forma di capitalismo, e potremmo fare una legge che separa le banche d'affari dalle banche commerciali, perché tanti cittadini mettono i loro risparmi in una banca senza sapere che con i soldi nostri queste banche fanno operazioni di speculazione internazionali, comprano derivati, ma non ci informano su quel che sono i derivati. I derivati sono delle scommesse bancarie fatte sulle scommesse, e perdono denari. Tanti comuni con i soldi che dovrebbero essere investiti per sistemare le strade, per fare degli asili nido, per il decoro urbano, comprano derivati, titoli tossici con i soldi magari dei contribuenti. Questo perché sono le banche che si sono infiltrate, e noi vogliamo appunto separare le banche d'affari dalle banche commerciali. Siamo gli unici appunto che lo potremo fare, perché noi non è che come quelli lì del centrosinistra abbiamo una banca, abbiamo interessi nelle banche, Verdini interessi delle banche, la famiglia Boschi con la banca Etruria, MPS che è la banca appunto del Partito Democratico. Vi pensate a quanti conflitti di interessi ancora peggiori, pensate, di quelli di Berlusconi hanno questi ipocriti di questa falsa sinistra? Pensateci, siamo gli unici capaci di fare una vera legge anticorruzione, che vuole fare 5 Stelle, quattro cose al governo, un pacchetto anticorruzione, un vero dasco per i corrotti. Se
sei un politico che ha corrotto per ottenere qualcosa, non ti potrai mai più candidare in tutta la tua vita in nessuna elezione. Se sei un'impresa che per ottenere un appalto ha corrotto un politico, non puoi partecipare a bandi pubblici. Semplice. Due, inserire l'agente provocatore. Qua ci sono poliziotti e carabinieri e vi ringrazio di cuore per il lavoro che fate e per le grandi soddisfazioni che state dando spesso. I veri rottamatori del Partito Democratico non sono i renziani, sono i carabinieri, i veri rottamatori del Partito Democratico. Non l'avete sentito, ma qualche giorno fa hanno arrestato il sindaco di Terni del Partito Democratico, sempre solita storiaccia di appalti truccati con le cooperative sociali, con questo sistema pseudomafioso, scusate il termine, che c'è appunto in questo paese, pseudomafioso, arrestato, e con lui l'assessore ai lavori pubblici. La seconda proposta appunto è inserire degli agenti provocatori. La corruzione è l'arma principale che è in mano oggi alle mafie. Le mafie senza la corruzione della politica non avrebbero la forza che hanno. E tu devi bastonare del tutto la corruzione. Come? Inserendo degli agenti sotto copertura, altamente qualificati nella pubblica amministrazione, per scoprire dall'interno i reati legati appunto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Agente provocatore. Non vedrebbero l'ora poliziotti e carabinieri, anche perché li conoscono bene spesso quei soggetti che sono costretti appunto anche a proteggere, anche se secondo me quando c'è una scorta ad un politico non stanno proteggendo il politico dei cittadini, ma i cittadini dal politico. Vi dicevo questa cosa. Terza proposta, la riforma della prescrizione. Tanti processi finiscono a tarallucci e vino, perché la riforma la fece Berlusconi per salvaguardare qualche condannato, qualche delinquente amico suo, e il Partito Democratico non l'ha mai toccata. Se tu blocchi la prescrizione quando c'è la sentenza di primo grado, evidentemente fai sì che vi sia per forza, che si arrivi per forza alla sentenza definitiva. E se io sono un delinquente che so che le prove contro di me sono schiaccianti e so che verrò condannato, è inutile pagare per 20 anni un grande avvocato capace di salvarmi. Chiederò magari gli sconti di pena, il rito abbreviato, si arriverà a sentenza, i tribunali lavoreranno molto più velocemente, i corrotti finiranno in galera e alcuni magistrati si occuperanno di altre cose, riformando la prescrizione. Quarta proposta. Ne ha parlato adesso il giudice Di Matteo. Come si sequestrano i beni ai mafiosi, vanno sequestrati i beni ai politici corrotti. Proposta che il Movimento 5 Stelle ha fatto proprio. Perché noi, voi magari non vi fidate neanche di noi, di me, perché tante persone sono venute in piazza a parlarvi e chi lo sa, vi fidate di me, voi non vi fidate. No, non è detto. Fidatevi di alcune cose che sono oggettive. Il fatto che appunto non riceviamo finanziamenti da grandi lobbisti, questo ci rende liberi. Se ci finanziamo le campagne elettorali attraverso microdonazioni, qui a Como, ma in tutti gli altri comuni in Italia, non dovremo dire signor sia a qualche grande finanziatore. Due, candidare soltanto incensurati non implica l'impossibilità che un domani, e vi assicuro non sto mettendo le mani avanti, qualcuno del 5 Stelle non possa rubare. Non è impossibile, perché non veniamo da Marte, veniamo da questa stessa Italia purtroppo. Però si riduce drasticamente la possibilità nel momento in cui candidi soltanto incensurati. Come si riduce drasticamente la possibilità di contaminarsi nel sistema se c'è la regola dei due mandati poi a casa? Qui qualcuno dirà, ah ma ora che diventate più bravi, più esperti ve ne andate. A parte che due mandati sono 10 anni e sono tanti anni all'interno delle istituzioni, ma se ci pensate, nel momento in cui un politico sa di non poter stare tutta la vita in quel palazzo, ma massimo 10 anni, e sa che sarà costretto appunto a tornare nel mondo reale, che non è Montecitorio con quei divanetti in pelle umana e con commessi che ti raccolgono qualsiasi cosa che ti cade in terra, nel momento in cui io so che sarò costretto a far ritorno nel mondo reale, nel mio stesso interesse migliorarlo, proprio perché sarò costretto a farvi ritorno, questa è la logica. Altra cosa, non dovendo noi diciamo dare contentini a qualche corrotto, Verdini è uno che ha più processi che elettori ed è quello che ha garantito i voti al referendum costituzionale, grazie a Dio bocciato dal popolo italiano, è per quello che il Parlamento non ha fatto una legge anticorruzione, perché ci stanno evidentemente delle persone che hanno problemi di corruzione che non avrebbero garantito i voti appunto al sistema Renzi, a questa renzicrazia che gli abbiamo bloccato, qualora appunto il Partito Democratico avesse proposto una vera legge anticorruzione. Noi non dobbiamo soddisfare nessun corrotto o corruttore, per cui avremo le mani libere per approvare questo pacchetto. È questa la libertà del movimento. Io vi faccio un altro esempio e poi chiudo.
per farvi capire com'è il sistema e quanto è tutto legato purtroppo ai soldi. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Io vi dico: guardate chi li finanzia e capirete che politica faranno. Per il momento in cui Renzi con la sua fondazione si becca dei quattrini dai RAS delle cliniche private, ed è lì che di fatto è costretto a soddisfare gli interessi della sanità privata a discapito della sanità pubblica. È tutto lì, è questione di denari. Nel 2006 Riva dell'Ilva, tra l'altro il gruppo Riva ha interessi in Alitalia, è stato nominato commissario in Alitalia un tizio che era commissario dell'Ilva. Sempre per parlare di conflitto di interessi. Hanno spolpato pure Alitalia e danno colpa ai lavoratori. I lavoratori non c'entrano nulla. I lavoratori di Alitalia di media prendono 20.000 euro in meno all'anno dei lavoratori di Air France. Air France ha 80.000 dipendenti, Alitalia ne ha 10.000. Lufthansa ha 140.000 dipendenti. Significa che in altri paesi le compagnie aeree danno lavoro, danno sviluppo e fanno sì che tanti turisti arrivino appunto in questi paesi. Noi che siamo il paese più bello del mondo vediamo fallire una compagnia aerea e poi danno la colpa ai lavoratori. Questi pezzi di merda, colpa lavoratore. Hanno messo dirigenti amici della politica, dico capitani coraggiosi, che c'è uno candidato qua, no, dicevano sì, incredibile, Montezemolo, poi volevano che noi facessimo fare le Olimpiadi a Roma a Montezemolo, mandassero a fanculo queste persone. Montezemolo. Mamma mia questa gente, ma quello ci fanno la guerra a Roma, perché ai Caltagirone e ai Caltagirini non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi del cemento e del mattone, per quello ci fanno la guerra. Se la Raggi gli avesse detto sì alle Olimpiadi l'avrebbero portato su un palmo di una mano, state tranquilli, state tranquilli. Vi dicevo, Riva dell'Ilva nel 2006 finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani, il sistema è questo. Era il patron dell'Ilva, poi è morto e finanziò contemporaneamente la campagna elettorale del Partito Democratico e di Forza Italia. A Forza Italia diede 240.000 euro e a Bersani 98.000 euro. Finanziamento lecito, attenzione, lecito. Che significa appunto? Loro davano denari a destra e a manca perché tanto non gli interessava la vittoria di uno o dell'altro. Io finanzio tutti così qualcuno prima o poi il favore me lo restituisce. E infatti negli ultimi anni sono stati approvati tanti decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. Dovete vedere come vivono alcuni cittadini a Taranto. C'è un quartiere che si chiama Tamburi di fianco all'Ilva dove gli arrivano fumi tossici, una polvere rossa che la trovi sui guardrail incredibile e ogni giorno se la respirano e ogni respiro è una bomba che gli entra nei polmoni. Poi di fianco c'è una raffineria, ci sono vari cementifici, una vera guerra in casa e tanti cittadini qua che si respirano inceneritori, però poi cambiano le parole a tutto, state attenti perché poi il sistema mediatico in questo è maestro, con il sistema politico, cambiano le parole per far credere che il fenomeno in realtà sia diverso, è tutto così. L'Italia, appunto il porcellum l'hanno chiamato Italicum, le guerre di invasione magari in Afghanistan le chiamano missioni di pace, il finanziamento pubblico ai partiti lo trasforma in rimborso elettorale, tu pensi, beh, un rimborso elettorale non è finanziamento, è il finanziamento. I tagli da macelleria sociale fatti al sistema sanitario li chiamano aggiustamenti strutturali oppure ci dicono ce lo chiede l'Europa. Gli inceneritori, qualcosa appunto che incenerisce i rifiuti producendo tante malattie, li chiamano termovalorizzatori e Berlusconi lo chiamano Renzi, ma sono la stessa identica cosa. Occhio, cambia i nomi ai fenomeni per farsi digerire. Vi dicevo che hanno approvato tanti decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto, non perché siano cattivi, perché hanno le mani legate dai finanziatori. Romeo, quello di Consip, arrestato recentemente per lo scandalo, finanziava tutti quanti e nel momento in cui finanzia tutti quanti magari riesce ad ottenere degli appalti. Quando c'è il governo centrodestra, quando c'è il governo centrosinistra. Buzzi, il sistema di mafia capitale, finanziava il Partito Democratico e otteneva appalti in cambio. La logica è quella del finanziamento, per quello l'unica garanzia che ha il 5 Stelle, qualora dovesse governare, di portare avanti le leggi e di lavorare per il bene collettivo e per l'interesse generale, sta nell'autofinanziamento. Non dimenticate mai sempre di autofinanziarvi. Quando arriva qualcuno che vi dice mi piacete, vi voglio dare 5.000 euro, meglio di no, meglio organizzare un evento in una pizzeria, venga a far il cameriere una sera, poi raccogliamo 4.000 euro. L'indipendenza
l'indipendenza economica è la cosa più importante di tutte, perché la sovranità è la parola del domani, no? Destra, sinistra, che sono categorie ottocentesche. Vi prego, usciamo da queste categorie, sono state create per dividere oggi i cittadini, quello di destra che va contro quello di sinistra, ma stanno sempre d'accordo quando bloccano la legge Lombardi per il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari che abbiamo proposto noi. Tutti quanti, destra e sinistra, stavano con il mignoletto alzato a brindare a prosecchino nella buvette della Camera dei Deputati, scene che ho visto io. Io vedo delle scene incredibili, con l'anino del Partito Democratico prende il tè in acqua minerale Ferrarella. Vero? Diffidate da coloro che vanno a un bar e chiedono un tè in acqua minerale Ferrarella, sono soggetti altamente particolari quantomeno. Io vedo delle scene incredibili. Mi piacerebbe che ognuno di voi si trasformasse in una mosca e svolazzasse 24 ore in Parlamento per vedere quel che vedo io. Vi arrabbiereste molto, vi verrebbe il sangue amaro, il fegato grande, però probabilmente avreste uno stimolo, cosa che abbiamo noi, a non mollare mai, a non dargliela vinta, ad scendere in piazza ogni fine settimana, perché il movimento, ripeto, ti cambia la vita, ti fa perdere qualche amico, ma te ne fa acquisire di nuovi, ti permette di camminare a testa alta, di guardarti allo specchio ed essere cosciente quantomeno di aver fatto il proprio dovere per lasciare un paese più pulito di come l'abbiamo trovato. Buon fine settimana a tutti, in bocca al lupo Fabio e grazie Cono. Buon fine settimana a tutti, in bocca al lupo. Candidati sindaci, Erba e Piano Gentile. Grazie. Un applauso anche a loro, come dicevo. Grazie a Fabrizio che mi ha fatto la diretta. Siamo qua, grazie, grazie Alessandro. Guarda l'amore dei cittadini di Como, che vi dimostrano tutto il loro affetto, tutto il loro affetto. Anche a te un sollecito a andare al gazebo a firmare per la lista da presentare in comune. Sì, sì, andate a firmare, prendete le firme, mi raccomando, in maniera straregolare, state attenti ad ogni cosa. E sì, insomma, andate a firmare per la lista e oggi pomeriggio siamo a Cesano Madera. Trippe, dove siamo? Deputato Tripiedi, dovete essere orgogliosi di questi rappresentanti, di questi anzi portavoce. A Cesano Maderno, anche ora, Davide, alle 17 e stasera a Sesto San Giovanni alle 19. Poi domani siamo sempre in Lombardia. Se potete andare a mettere le firme, se ognuno mette una firma, concludiamo appunto la raccolta delle firme. Ripeto, grazie a tutti, grazie per i regalini e viva l'Italia, viva il Movimento 5 Stelle, viva Como. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Ma ciao.